Cari amici di Match Fishing, ben ritrovati per questa diretta. Quest'oggi ci spostiamo nel centro-sud Italia, andiamo a parlare di Serie A6 e di Serie A7. Andiamo in dei posti bellissimi, sappiamo tutti quanto è bello il centro-sud e sappiamo anche che ci sono dei campi gara dal punto di vista paesaggistico veramente stupendi. Poi andremo a parlare del fiume Liri. E andremo a parlare del Volturno. Io ho visto le foto, sono entrambi bellissimi. Uno è stato un po' più pescoso, uno forse un po' meno, però lo vedremo poi durante la serata. Con noi abbiamo Maurizio Leoni dell'Aspe Skolmic. Ciao Maurizio, ci sei? Mi senti? Ciao, sì, benissimo, buonasera a tutti. Buonasera Buonasera a tutti. Maurizio. E poi abbiamo Gaetano Turco insieme a tutti i ragazzi della squadra della Pescatori Buonasera a Normanni. tutti. Ciao Buonasera, Gaetano. buonasera. Buonasera, vedo che mi sentite. Siamo in attesa di Vito Vitelli, sempre dell'Aspes, giusto Maurizio? Che dovrebbe collegarsi a breve. C'era qualche problema, però Alessandro e Sabrina in regia stanno sistemando tutte le varie cose che non vanno. Nel frattempo, io parto perché ce l'ho prima nello schermo da Maurizio, quindi parliamo di Serie A6. Campionato che vede coinvolte le migliori compagini di Abruzzo e Lazio e in un fiume Liri. Dove eravate? In che località eravate? Allora, noi eravamo disposti così, metà squadra sul fiume Liri a Ceprano Sì? e metà sul fiume Sacco a Salvaterra. Ah, ok, quindi su. 40 e 40, oddio, 38 e 38 perché alla fine non so per quali motivi siamo 19 squadre invece di 20. C'è stato qualche disguido. Ho visto le foto io, posto veramente molto bello e anche molto pescoso Bellissimo. perché ho visto i pesi, oh, tanta roba. Beh, diciamo che il fiume Liri a Ceprano diciamo che assomiglia molto al Tevere Umbertide, diciamo. È molto simile anche alla pesca, ci sono dei bei gavedani, carpe, però. Ecco, Dimmi. mi hai parlato di molto simile al fiume Tevere. Com'è Al lì? C'è Tevere corrente? Umbertide. C'è corrente? D'estate tende a fermarsi? Con che gramature si pesca? Mi hai parlato di cavedani e di carpe, quindi pescata anche difficile, immagino. Raccontami un po' della vostra pescata. Allora, il campo di allora io ti posso raccontare della nostra pescata a Ceprano, Sì. sul Liri, dove ci sono due zone, quindi quattro settori. Inizia come da regolamento il primo settore appena si arriva a valle e l'ultimo è a salire a monte. Diciamo che il campo di gara ha dato più pesca nella zona alta del fiume e un pochettino di meno nella zona bassa. Però in prevalenza i pesci da catturare sono i cavedani. Ma Comunque ho detto ascolta una prima. cosa, Maurizio, ma i cavedani lì siamo nel Lazio, giusto? Siamo in provincia di Frosinone. Sì, siamo nel Lazio. Ecco, Il i cavedani campo laziali sono difficili come quelli del resto d'Italia oppure sono di gara. Il quelli sono cavedano, facili? io penso che il cavedano, dove lo peschi, è sempre un pesce difficile da catturare, Vero. in qualsiasi località. È sempre un Belliss pesce bellissima come sospettoso, pesca, però. stupenda, bellissima pesca. E tu in Dimmi. particolare cosa hai fatto? Tu cosa co come l'hai impostata? Allora, noi l'abbiamo impostata così, nella parte alta del fiume l'abbiamo impostata era consentito quest'anno per la prima volta con i vermi, quindi abbiamo usato i vermi. Nella prima zona, dove la pesca è un po' più povera, abbiamo cercato di fare la classica pesca col bigatto, caster, eccetera, insomma. Le solite lenze per insidiare i cavedani. Raccontami però, perché sono le solite per te, ma io che non ci sono mai stato, Allora, non tenerle segrete, che dopo vinci guarda, sempre te. assolutamente. Anzi, nella squadra io sono stato proprio il peggiore. Meno male che ho trovato tre primi,
al raduno e hanno, diciamo, un pochettino alleviato la mia brutta prestazione. E la mia brutta prestazione perché, sai, Ceprano è un campo di gara dove c'hai dei muretti per andare sul campo dalla strada. Luca, basta che tu fai un salto da sopra la strada a sotto, a quel metro, che già il picchetto gli hai dato, già l'hai rovinato per metà, sì, solo col colpo dei piedi. Io purtroppo ho posizionato male le punte, a un certo punto mi sono cadute in acqua e quindi ho fatto del casino. Poi nella pasturazione ho rotto la canna e mi è caduta in acqua. Sei partito proprio col piede giusto. Sono partito col piede giusto. Giusto. La canna. Sicuramente quando sono andato per raccogliere le punte, che poi mi sono cadute tutte in acqua e quindi ho dovuto raccogliere, sicuramente la canna ho dato un colpo che poi si è rotta. E mi hanno aiutato i ragazzi della Libera che hanno organizzato la manifestazione in modo impeccabile ed eccellente, e sicuramente ho rovinato i miei compagni a destra e a sinistra, perché a sinistra avevo Emilio Marziani, a destra De Luca Walter, che mi hanno aiutato a raccogliere la roba, e sicuramente ho danneggiato pure loro, perché quando fai casino in mezzo all'acqua, ovviamente, non hai fatto apposta, ci mancherebbe altro, dai, anche perché immagino che nessuno ha piacere di rischiare di finire a fare il bagno. No, però magari hai fatto apposta, era caldo, avrei voluto provare l'ebbrezza. Sono stati gentilissimi, mi dispiace per loro se gli ho creato dei danni. Poi mettici pure, Luca, che la pesca è più povera rispetto a monte del fiume. Ho perso pure due pesci importanti, quella è colpa mia, perché quando li perdi è colpa tua, e alla fine il 9 c'è tutto. Va bene, va bene. Poi ci torniamo. Nel frattempo passo sotto da Gaetano e dagli amici dei pescatori normanni Maver. Intanto, ragazzi, vi mando due saluti. C'è Montanari Alessandro che vi saluta e fa un vai Gaetano. E poi c'è anche il mitico Matteo Pirazzini che vi fa i complimenti e vi dice siete stati dei grandi. Quindi, grazie. Allora, intanto partiamo già con i complimenti dell'azienda Maver. Voi eravate nel fiume Volturno a Capua, giusto? A Capua, sì. Ho visto difficilissimo, Gaetano, cosa mi dici? È molto, molto, molto dura è stata. Praticamente nostra, diciamo, comunque alla fine al risultato bisogna anche aggiungere un po' di fortuna. Quello non è mancato sicuramente. Perché sono però Gaetano... Ti interrompo, fortuna, sì, io sono d'accordo che ci voglia, ma io sono sempre del parere che con la fortuna e basta non vai da nessuna parte, no, e con l'abilità e basta fai fatica, ci vogliono sempre tutte e due. Bravo, infatti completavo il discorso per dire che in effetti l'abbiamo studiata già da un po' di giorni, perché parte dei due settori, diciamo, a monte, sono proprio poco pescosi, quindi si è deciso già di partire a Bolognese direttamente. Poi te ne parlerà il canzoniere che ha fatto la gara proprio 4 ore a Bolo, quindi capirai come è stata dura. Il restante pochissime toccate e portate su, e quello ci ha permesso di fare risultati. Ma siamo partiti comunque che dopo un quarto d'ora, 20 minuti, senza avere un minimo di manciata, bisognava partire a Bolognese, perché ormai... Si è capito, il fiume Volturno è un bellissimo fiume, campo gara, però andrebbe un attimino, poi facendo un discorso più ampio, andrebbe un attimino ripopolato, come sta facendo la Federazione Nazionale per, diciamo, per altri campi di gara dell'Italia, andrebbe fatto un discorso anche per il centro-sud, perché è un campo che non possiamo perdere assolutamente. Perché mi sembrava anche che l'acqua fosse bella, ho visto le foto, un bel fiume azzurro, un bel... dai. Penso che il giorno prima, che sono stato anche il sabato a provare, era molto bassa, stava a terra proprio il fiume, e pesci sono usciti proprio a divinità. Poi succede che quando vai in gara vuoi la mole di persone, vuoi un attimino la pasturazione, diventa diffidente il pesce, che alla fine risulta essere poco, tutto sommato, cioè è poco.
c'è poco da fare. Si va in 10, si pesca, si va in 40, non diventa. Ti faccio una domanda, Gaetano, ma secondo te questo fatto del pesce che risponde poco può essere anche dovuto al fatto che magari non è molto frequentato, oppure è una cosa da escludere perché c'è sempre tanta gente? Ti dirò, quest'anno in particolare, con gli sforzi che ha fatto la federazione, diciamo, locale, con vari eventi e quando il fiume è stato molto frequentato, la federazione locale logicamente ci mette, fa il massimo degli sforzi per quel pochettino che fa per mettere in sicurezza il campo gare, tenerselo curato e quant'altro, però alla fine quello che manca, io voglio essere pure patriota e dire che in effetti si muove l'acqua e scende l'acqua, ma succede in tutti i campi gare, però è un dato di fatto che c'è poco pesce. Quindi in passato ci siamo anche autofinanziati con le società, con un'emissione di brem, però è che ci stanno ancora. Viceversa, Capetano, parlava l'amico Maurizio, e sono pochi quando niente. Barbie a volontà, però, ripeto, qualche siluretta inizia ad uscire. Quello, non sono contento, anche perché altri posti dove sono arrivati i siluri sembra che siano spariti altri pesci. Sì, infatti potrebbe anche essere una situazione del genere, diciamo qualche siluro in più che tenta di disturbare il pesce, però io vedo, non è solo parere mio, ma un po' di tutti quanti, che il pescato è poco in effetti, perché comunque è un campo caro da non perdere veramente, e per habitat e per zona, cioè è bello. È come può essere Ceprano, quant'altro, sono ambienti naturali che vanno preservati sicuramente, non si possono perdere per poche centinaia di euro, direbbero i romani. Bene, nel frattempo vediamo se abbiamo Vito. Vito, ci senti? È arrivato il nostro campioncino. Ci senti, Vito? No. Abbiamo Vito, lo vediamo, ma non lo sentiamo. C'erano dei problemi col collegamento, lo vediamo sorridente, lo vediamo pronto a svelarci tutti i segreti. Maurizio, dov'era Vito? Vito pescava nella quarta zona a Falvaterra, sul fiume Sacco. Ma è lui che vince sempre a Falvaterra? Beh, guarda, negli ultimi anni, Covid a parte, tra trofei, tra Memorial, dove dopo le squadre partecipanti sono le stesse che fanno il raggruppamento delle due regioni, e tre gare di prima a 4 e adesso a 6, ha fatto 6 assoluti. Allora è importante recuperare il collegamento, allora, perché sei assoluti su 6 gare, secondo me è lui che sta facendo apposta. Se non sbaglio, se non mi tradisce la memoria, ha fatto un secondo e 6 primi nelle ultime 7 gare fatte. E allora tra Memorial e tre gare di A6. E allora è ufficiale che sta facendo apposta per non raccontarci come, ma sì, come si prendono i pesci. Allora ci ha fatto segno, allora lui ci sente, tu ci senti, Vito? Allora dobbiamo cercare di recuperare. Guarda, Vito, ti dico, siccome sei un po' acquario, che noi vediamo che muovi la bocca ma non riusciamo a sentirti, se recuperi delle cuffie, magari, se sei collegato col telefono, se hai delle cuffiette magari, io adesso ti abbasso un attimo, ti tengo in regia, no, forse ce li hai lì, perché se recuperi delle cuffie magari proviamo a vedere se riusciamo a sentirti. Nel frattempo torno da Maurizio, nel frattempo che Vito, adesso lo rimetto un attimo in stand by, nel frattempo che Vito va a recuperare le cuffiette, proviamo a farci raccontare i suoi di segreti, torniamo da te e raccontaci un po' della pescata, come si imposta, lenze leggere, lenze pesanti, esiste anche lì il famoso impiccato che si usa ad Umbertide, visto che mi hai parlato di Umbertide, si pesca con delle vele, raccontaci qualcosa, dai. Guarda, io posso dirti come abbiamo impostato noi la gara, ti ripeto, la parte alta del fiume l'abbiamo impostata a terra e vermi,
nella parte bassa no. Sicuramente dovremo migliorare qualcosa per la prossima gara che ci sarà fra 2 settimane, alla fine del mese, il 25 se non sbaglio. Le lenze da 0,10 a 0,30, 0,50, massimo proprio, con una veletta da mezzo grammo, ecco. Ma le lenze leggerissime, 0,10, 0,20, 0,30, ecco. Quindi... La solita pescata a Cavedani, con questo ingresso, diciamo, di poter usare i vermi in pastura, diciamo, si è avuto un buon riscontro nella parte alta, ti ripeto, del fiume. Forse dovevamo usare un pochettino di più anche nella parte bassa, anche se la pesca era molto più povera e c'era molto disturbo. Io ho innescato un verme nella partenza, ho preso un pesciolino più piccolo del verme. Sì, veramente. Mentre sopra Gianluca ha vinto il suo settore, ha fatto 11 kg di cavedani, ha fatto una pescata eccezionale. La prima parte della gara l'ha fatta a verme e pastura, poi l'ha girata a bigatto, però una bella pesca. Che disturbo c'è? Cavedanelli, arborelle, cosa c'è? E triottini, alborelle, cavedanelli, barbetti, pesci piccolissimi, da 2 grammi, 3 grammi. Addirittura. C'è molto disturbo nella parte attaccano, e attaccano l'esca nonostante siano così piccoli? Io ho innescato un verme, sai i soliti vermi che tu usi da taglio, che poi inneschi anche, ho preso un pesce più piccolo del verme, era attaccato all'amo, era più grande il verme che il pesce. Quindi veramente una situazione incredibile. Vito, nel frattempo, che ha messo le cuffie, vediamo se... Aspetta, si sta ancora collegando. Volevo prima... Hanno preparato bene la gara a Falvaterra, l'hanno preparata bene, perché non è facile, è difficile. Poi la componente fortuna, l'hai detto anche tu prima, quella la ci vuole in assoluto. La bravura, la preparazione, ok, ma se non c'hai anche il... Si è bloccato un attimo anche Maurizio. Stasera il collegamento è un po'... Vito, tu ci sei? Ecco, è andato, dopo rientrerà. Eccolo qua, che è pronto a rientrare. Maurizio? Sì. È risparito un attimo. Nel frattempo, guarda, mi sono passati sopra, nel frattempo che proviamo a recuperare Vito, mi sono passati sopra anche i ragazzi dei Normanni, che fra l'altro stanno arrivando un sacco di complimenti, ragazzi, anche Armando... che vi fa i complimenti, a Nicola e a tutta la squadra dei pescatori normanni, anche Tommaso, poi c'è anche Franci Mirone che vi fa i complimenti, quindi i ragazzi dei normanni hanno un sacco di estimatori in tutta Italia, addirittura c'era arrivato un commento dalla Spagna. Torniamo da voi e raccontateci come andava fatta la pescata sia sulla Rubesienne sia a Bolognese, perché avete proprio detto che erano due pescate assolutamente indispensabili per riuscire ad arrivare. Sì, in effetti l'impostazione era come te l'ho proposta prima. Adesso però per il tecnicismo ti passo la faccio commentare al tecnico nostro della squadra, che è Nicola Canzonieri qua, non so se riesci a vederlo. Allora Nicola, dove sei? Sei un po'... Spostati leggermente, perché ok, perfetto, ti abbiamo dietro il logo di Messina, così vai bene, rientra un po' verso il centro, così ti vediamo. Sei così bello, è giusto che ti vedano anche le donne a casa, le massaie. Le massaie che ci seguono da casa. Comunque domenica è stato un po' molto 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 difficile. Il fiume, purtroppo, come ti ha detto prima Gaetano, ha delle belle lacune. Bisogna un attimo impostare bene la situazione, bisogna avere anche un pochettino, un pizzico di fortuna, e noi purtroppo l'abbiamo impostato in due modi. A monte abbiamo deciso di pescare quasi subito a Bolognese, invece a valle, dove abbiamo cercato di impostare un pochettino di più
a Rubasie. L'acqua purtroppo, diciamo, andava dai 10 ai 15 grammi, sia a Rubasiene che a Bolognese abbiamo cercato di impostare su quella grammatura, visto che durante la gara il fiume comunque tendeva ad aumentare quasi 20 centimetri è aumentato, e allora pescando con la bolognese a circa 30 metri all'altra parte è stato un pochettino difficile. Poi gli anfratti, le piante in acqua cadute, diciamo, la fortuna è quella, capitare un picchetto dove riesce a passare con la bolognese, se no riesce a stare fuori, capito? Poi, come si fa la pesca bolognese? Si fa controsponda, si fa staccati? Sempre appoggiato, diciamo quasi a radere le piante che stanno in acqua, grammatura, ti ho detto, dai 10 ai 15 grammi, un filo molto sostenuto del 22, un amo del 10, finale del 20, proprio... perché nei giorni scorsi ho tirato fuori due o tre pescegatti grandi, da 3 o 4 chili. Carpe che ci sono da 1 o 2 chili, e poi, dato che ci sono tante piante in acqua, bisogna cercare di tenerle e non farle andare giù, capito come bisogna funziona? Dare un po' fortificati. Allora, e poi immagino anche che con quella corrente lì, quando le attacchi partono come dei treni, praticamente. Infatti. Perché poi la prevalenza sono le carpe. Io ho fatto 14 pesci da 300 grammi e una bella carpa da 1,5 kg, e lì è stata un pochettino più dura, perché se attendono a sconfinare la pianta che c'hai di fronte, a destra c'è il picchetto, a sinistra c'è l'altro concorrente, bisogna stare un pochettino sempre attenti, perché poi siamo tutti amici, però bisogna anche avere un comportamento corretto. Beh, è chiaro. Nel frattempo Vito, che io lo vedo che scompare, Vito, tu puoi parlare quando vuoi, perché nel momento in cui noi ti sentiamo veniamo anche da te. Vito, facci sentire la tua voce. Vito, ci senti? Vito ci sente. E continuiamo ad avere problemi con il suo collegamento. Prova, l'unica cosa che ti consiglio, Vito, prova a uscire e rientrare, vediamo se magari hai qualche problema, perché il microfono tuo lo vedo autorizzato, quindi lo vedo in funzione, però c'è anche qualche problema sicuramente di linea, perché la tua immagine spesso è bloccata, quindi forse anche la connessione non è ottimale. Nel frattempo non so se vuoi provare a uscire e rientrare, ecco, che così almeno vediamo se il collegamento riprende. E allora torno sempre dai ragazzi dei pescatori normanni, perché nei giorni scorsi mi hanno quando mi ha fatto la diretta, non mi ricordo più, con Francesco Reverberi, mi ha detto una cosa che mi ha colpito molto, una frase, ha detto: la gara si vince nei giorni di prova, poi la domenica vai solo a ritirare la medaglia. Voi cosa ne pensate di questa affermazione? Un'affermazione forte, che però dice che la forza del gruppo che prova insieme fa la differenza. Voi cosa ne pensate a tal proposito? Penso che sia fondamentale, perché anche nella peggiore delle ipotesi riesci a mettere in campo comunque una sorta di strategia, diciamo, da applicare. Poi si associa un attimino anche il discorso picchetto, riesci a portare a casa comunque un risultato. Cioè, in effetti, mezza gara preparata è quasi una vittoria certa. Quindi poi ci abbiniamo molto a queste sorte di proverbi. Voi avete provato tutti dopo a Bolognese, vero? Dopo l'inizio a Rubesien. Ma non ti nascondo che io stavo già dopo un quarto d'ora abbandonando la Rubasien, e ho avuto la prima toccata e l'ho portata su. Poi ho dovuto fare molte pause prima che avessi la seconda, dopodiché sono stato costretto ad uscire pure io a Bolognese per puro agonismo, perché avevo pasturato di fronte. Il mio lato destro, senza fare niente, è uscito con la Bolognese, quindi si lotta anche con questi sistemi, e sono dovuto uscire a Bolognese anche per cercare di prendere qualcos'altro, sì. Non è venuto, però ostacoliamo anche l'avversario, penso che sia. Allora, penso che sia...
vi chiedo, Gaetano, prima di tornare da Maurizio, vi chiedo, sì, allora intanto ricordami i nomi dei ragazzi che sono con te e i piazzamenti che avete fatto. Allora, ci sono io che ho fatto un bel primo, poi c'è il canzoniere Occhichiaro, il normanno, il vero, l'unico normanno originale. Canzoniere Nicolò, poi c'è il piccoletto della società Parolisi Pasquale, e poi c'è il che ha fatto un quinto che è secondo me per quella gara conta più di un primo, perché non ha disturbato i due primi con il secondo del nostro Franco D'Amore qua che abbiamo accanto a lui. Quindi tutto sommato, diciamo, abbiamo c'è fatto una bene. Bella, c'è andata bene come prestazione, dai, mettiamola così. La bellezza secondo me delle gare a squadre, e adesso lo chiedo anche a Maurizio, visto che Maurizio è stato quello della squadra che magari ha avuto qualche difficoltà in più dovuta anche al però 9 è il tuffo, è il voto del tuffo, no, del quasi tuffo. No, non mica sono caduto in acqua, assolutamente. È andata bene allora. Okay, già sei tornato a casa per quello che ha raccontato, scusami Maurizio, ma da casa no. È più che un primo, vale più di un primo. Va bene, no. Dai, però... se lo conoscete voi Ceprano, solo fare i rumori con i piedi già rovini il picchetto, figurati quando fai tutto quel casino. Ma oltre che a me, ti ripeto, mi dispiace se ho dato fastidio pure ai concorrenti che avevo a destra e a sinistra, perché mi hanno pure aiutato a raccogliere la roba, guadini in acqua, tirare su, cioè l'abbiamo fatto il casino, bello della vista. È stata un'altra strategia. Sì, allora no, approfitto di Maurizio, siccome abbiamo dei ritardi nel collegamento, abbiamo detto questa cosa della bellezza delle gare a squadra, no? Maurizio, tu sì, che sei anche uno che insomma qualche garetta a squadra nella tua vita l'hai fatta, è bellissima però questa cosa, perché c'è anche la difesa, parlava del quinto, dell'amico dei pescatori normanni, il bello delle gare a squadra è che non devi per forza fare primo, a volte fare un settimo invece che un decimo può essere fondamentale. No, è meglio di decimo, si dice. È un punto in meno. Se puoi fare 9, è meglio di 10. Che perché poi campionato, se vai a vedere un punto o due, quindi vero, dove lo puoi, vero, dove lo puoi limare, dove lo puoi togliere, lo devi togliere. Io sono d'accordissimo con Maurizio, anche perché tu fai tutti i conti del mondo, e poi alla fine retrocedi o vieni promosso per un punto e tutti pensano a quel punto che è quella volta che ha fatto secondo invece che primo, invece no, è quel punto che ha fatto magari 9 invece che 10, 8 invece che 9, perché secondo me recuperare quel punto dal 9 all'8 è più facile che recuperare il punto dal secondo al primo, è un'idea mia questa, poi magari può anche essere. Sì, vedo che anche i ragazzi dei pescatori normanni fanno segno di è lodevole di considerazione, anzi più che considerazione, sono d'accordo che è così. E Maurizio? Io sono rammaricato per quei due bei pesci persi, uno diciamo quasi a Guadino e un altro a metà strada, che sicuramente mi avrebbero portato a togliere 3-4 punti sicuramente. Che pesci erano, Maurizio? Cavedani. Cavedani di grossa taglia? Dei cavedani, 7-8 etti, anche da chilo. Sì. Dei bei pescioni. Pesci. Ma li hai slamati o li hai rotti? Li ho slamati. Il primo l'ho slamato perché aveva l'amo sulla bocca, stavo col guadino in mano, è andato via. Ho capito anche dove avevo delle punte con degli elastici troppo morbidi. E sicuramente quello è stato l'errore, perché altrimenti quando prendi il cavedano non lo puoi slammare così. Sì, di solito il cavedano è un pesce che addirittura ad Umbertide, soprattutto quando fanno la pesca dell'impiccato, mettono un gommino dentro la punta per fare in modo che il primo impatto dell'elastico sia più violento per agganciare bene il pesce. Quindi
E la cosa che mi ha detto Maurizio è bellissima, è fondamentale, perché noi ci concentriamo sempre sull'amo quando slamiamo dei pesci, e invece spesso e volentieri anche i big che ho la fortuna di frequentare mi dicono: guarda che più spesso è l'elastico che slama, non l'amo. Io sono convinto che l'errore che ho fatto è stato l'elastico. Che elastico avevi? Avevo un elastico ibrido dell'1,1 mi sembra, o 1,2, però molto non tirato a giustamente. A sufficienza, ecco. Non tirato a sufficienza. Non tirato al modo giusto, no. Mentre nelle altre punte avevo un elastico normale dell'1,06 messo bene, dove non ho slamato nulla. Però ho fatto un chilo e mezzo di pesce, non è che ho fatto chi lo sa che cosa, però con un paio di pesci li riporti a casa, anche perché li avevo allamati, quindi non è che li dovevo prendere, li avevo catturati, non li ho messi dentro al guadino. Sicuramente penso che da me fanno 3 con 3 kg. Certo, con 3 kg. Con quei due pesci non faccio 3, farò 4, 5, ma non faccio 9. Però ti ripeto, chiama... colpa mia, mea culpa. Secondo me ci siamo. Sei arrivato. Allora, peggio per me adesso. No, anche perché guarda, avevamo tutta Italia che stava aspettando di scoprire come fare degli assoluti. Quindi adesso io non so cosa vogliamo fare con Vito, gli lasciamo via libera e vediamo se ci racconta la verità. Poi gli amici dei pescatori Normanni e Maurizio fanno segno con la testa, sì se sta dicendo la verità e no se ci sta dicendo delle bugie, va bene? Va bene. Allora Vito, visto che abbiamo già parlato di te, che sei oramai imbattibile... Io non ho sentito niente, per fortuna. Si è detto che sei semplicemente imbattibile, quindi adesso poche parole, ci racconti come si fa, punto e basta, così la prossima volta rischi di che qualcuno ti venga ad insidiare. Per me va bene anche fare secondo. Alla grande. Racconta dai allora, come fai? No, ho visto anche pescata di carpe spettacolare. Sì, quasi esclusivamente carpe nelle ultime gare che appunto ho fatto lì in quel campo di gara. È un campo di gara che, ecco, si prendono carpe ma non è un carpodromo, quindi non ci dobbiamo mai dimenticare che è un fiume e purtroppo non c'è una regola. Oggi mangiano in un modo, domani mangeranno in un altro modo, quindi più che l'impostazione di gara, che è veramente semplicissima, la più semplice possibile, quello che secondo me fa la differenza è la condotta di gara, cioè... Chi riesce per primo a capire più appoggiato, meno appoggiato, più pesante, meno pesante, quelle sono cose che non le puoi impostare, anche perché chi ha un'impostazione di gara serrata, lì poi alla fine il risultato non lo ottiene quasi mai, perché ogni giorno cambia. Le ultime 4 gare che ho fatto sono 4 gare, 4 assoluti, 4 pescate diverse. Quindi anche io non è che ho le idee chiarissime. Però poi c'ho un feeling particolare, che ti devo dire, con quel campo di gara. Le avrai ammaestrate, le avrai domesticate, sì. Sono tutte carpe che... No, lui c'è una stella che lo guarda dall'alto. Ah sì? Beh, allora raccontaci l'ultima pescata, ma io ti chiedo, Vito, di andare nei dettagli. Lenze, ami, pasturazione, più appoggiato, meno appoggiato, cosa hai cambiato anche durante la gara per... avere continuità di catture, perché ho visto tanti pesci. Cosa hai fatto? 10 kg, 11 kg? Quanto hai fatto? 20. No, mi sa che ha fatto più di 20 kg. 20 kg addirittura, sì. Ecco. Io ho visto una nassa piena di carpe, quindi quanti pesci erano? 20 pezzi, 30 pezzi? No, di meno. Una quindicina di pezzi. Vai! Solo che il primo pesce, diciamo che siamo partiti bene, era sui 4 kg, quindi si fa presto arrivare a 20 kg con quei pesci, quindi... Hai fatto pari con la partenza di Maurizio. Esatto, il picchetto era un picchetto favorevole, ovviamente, quindi c'è poco da dire, anche se nelle ultime settimane non ci avevano fatto risultato mai, quindi
un merito mio forse di averlo saputo sfruttare al meglio, forse anche di più. Una pescata semplice, fatta un fondo iniziale con della pastura, 7-8 pale di pastura e 4-5 di incollato, non di più. E lenze fatte, io utilizzo galleggianti Colmic po' passante, da 1 grammo fino a 3 grammi massimo, non meno, con una lenza madre del 14 e pescando con dei finali del 12, quando in quel caso il picchetto lo consentiva, quindi ho utilizzato anche un 14 di finale, perché mangiavano comunque. Ami tipo N500 Colmic, un amo da carpa, misure piccole, 16 e 18, per innescare, ecco, con un 16 un chicchetto di mais, oppure con un amo del 18 per andare sul bigattino, una pescata un po' più di ricerca, ecco. E poi durante la gara, ecco, a seconda delle sensazioni che ti può dare il campo di gara, come risponde il pesce, puoi variare tutti gli inneschi che hai a disposizione e optare poi magari per forzare più sulla postura o più sul bigattino. Nel caso di domenica io ho fatto tutta la gara quasi esclusivamente poi a bigattino incollato. La pastura l'ho data solo all'inizio e poi finita lì, anche perché avevo difficoltà a mantenere i pesci sul fondo. Vedevo che venivano su a galla, ma non riuscivo a prenderle a galla, quindi con l'incollato le ho tenute giù sul fondo, e diciamo che è stata una pescata abbastanza continua. La prima ora molto difficile, un solo pesce, ma poi le altre tre ore è andata discretamente, diciamo, ecco, molto continua. Hai dato della colla con della ghiaia, l'hai data in maniera tenace, l'hai data che tendesse ad aprire una volta sul fondo, come l'hai fatta? Perché poi sono dettagli che fanno la differenza. Molto, molto, molto dura, quindi molta colla per tenere le carpe pronto sul fondo, perché appunto vedevo che questi pesci tendevano ad alzarsi a galla, visto che la corrente era poca. E quindi i pesci venivano a galla, li vedevi proprio, vedevi bollate, ma pescandoli a galla non riuscivo a prenderli, quindi ho preferito fare una pasturazione concentrata con la scodella molto carica di ghiaia sul fondo, in modo da tenerle giù e andarle a pescare appunto sul fondo appoggiati. Fra l'altro arrivano le prime domande, ci dicono: Vito, hai usato mais come innesco? Anche, sì, anche. Diciamo che ho variato molto, da chicco di mais o due bigattini a seconda del momento. Quando c'era pesce che mangiava andava benissimo un chicco di mais, ma se si facevano un po' più difficili, ecco, provavi a insidiarle con due bigattini, un ametto un po' più piccolo. Hai pescato molto appoggiato? Sì, parecchio. Tutto il finale, diciamo. Finale da 25 centimetri e tutto giù. Quindi una bellissima pescata di Vito. Nel frattempo, come ha fatto l'amico Fabrizio, se qualcuno ha delle domande da fare agli amici Maurizio, Vito e a tutti gli amici dei pescatori normanni, le può fare qui, che dopo dalla regia me le girano. Torno dagli amici dei pescatori normanni. Privato. Sì. Cioè, comunque bisogna dire che settimana prossima abbiamo un'altra gara, quindi solo in privato. Vedi, il bello di queste dirette è che poi, vedi, gli amici fanno le domande, e comunque vedo che spesso si tende a stare un po' abbottonati, però si percepisce, quindi essendo in diretta con tutti gli amici che ci seguono siete obbligati poi a dire la verità, vedi, questo è un po' come l'inquisizione. Allora, intanto Franci ci chiede, questa è una domanda: pescatori normanni, siete agguerriti per la prossima sfida? Credo proprio di sì. Dove siete? Siamo al Basentello, sì. Basentello lato Bari. Adesso io non conosco il Basentello, ho solo sentito parlare, ma è un posto bellissimo. Sì, sì. Come posto è bellissimo e c'è anche parecchio pesce, però diciamo l'ultima volta che sono stato, forse perché era una gara solo a mulinello, diciamo che ha dato un attimino poco pescato, diciamo, per quelle che sono le classiche pescate lì, però quest'anno la cosa è diversa, quindi si useranno attrezzature un pochettino diverse da come mi dicono.
sicuramente andremo già a testare. Non ti dico quando. Non ci fidiamo, Luca. Ma tanto vi hanno messo la microspia sull'automobile che vi seguono quando vi muovete. Gli avversari... Si fanno tante riservatezze, poi posso avere un post su Facebook e tutto. No, però vi chiedo, com'è la vostra tradizione nel Basentello a livello di pescatori normanni? È un campo gara che vi sorride, un campo gara dove fate fatica? Come... No, a noi piace. Noi contiamo pure di fare, non lo so, un'azione da quello che ci giunge, diciamo, da come si sta pescando ultimamente, è una cosa che noi dovrebbe andarci a favore, diciamo, perché con le canne fisse, diciamo, siamo messi bene anche sul lago che gestiamo, in effetti, cioè, le utilizziamo molti, quindi ci sarà una pescata, gli amici di Pietro e C, ce la giochiamo. Ci sarà una pescata con le canne fisse, quindi probabilmente? Probabilmente sì. È da testare ancora, così ti prendo in giro se ti dico qualcosa. Diciamo, chiaro. No, beh, si fa così, come in tutte le gare, si fa un'idea di quella che è la pescata. Dopo, quando si va lì, può succedere... Ma se si studia un po' magari in una zona, può risultare più favorevole una tecnica piuttosto che un'altra. Poi decidiamo un attimino più l'ultima settimana per come impostarla, diciamo. Ma Maurizio, voi intanto, aspetta, non ho le classifiche a memoria, voi come Aspes avete vinto la prova, giusto, con 12 punti. E in classifica, questa cos'era? La seconda, la prima, la terza? La prima. Era la prima, ok. La prossima dove siete? Sempre lì. Quindi avete già anche le lenze pronte, non dovete fare niente. Sì, le lenze sono pronte, ma non pensare che è facile, perché ci sono tante squadre attrezzate, molto brave, molto preparate, e a noi ci fa piacere stare lì, nelle prime posizioni, perché penso che faccia piacere a tutti, ma non pensare che il cammino è facile, perché ti ripeto, ci sono tante squadre formate da ragazzi bravissimi, preparatissimi, e sarà una lotta fino alla fine. Però poi Vito Vitelli ce l'avete voi. Sì, ce l'abbiamo noi. E poi non so più cosa toccare. Il piso con le mani. Poi con le quattro tieni le mani così, Vito. Perché sennò sospettiamo che stai facendo gli scongiuri. Poi Luca, le quattro prove con mezzo scarto non ti permettono di sbagliare nulla, esci quello fuori subito, basta una stupidaggine, vai fuori subito, quindi bisogna prepararsi molto ma molto bene, e poi un pizzico di fortuna ci vuole. Tu credi, Maurizio, che da qui al 27 siete lì, no? Quindi a breve. Il 25 c'è la seconda. Ok, quindi a breve. Credi che possa cambiare qualcosa nella pescata, oppure grosso modo potrebbe venire la stessa pescata? Guarda, noi sabato e domenica di questa settimana stiamo giù, e la prossima andremo il venerdì mattina, vedremo. È lì, tutto da vedere, perché può cambiare, specialmente a Falvaterra può cambiare. Vito, dici che mangerà di più? A occhio? Speriamo. Beh, hai fatto 20 kg, più di 20 kg, cosa vuoi? No, in generale diciamo che mangerà di più, perché comunque sono carpe, quindi più si pasturano e più ci si pesca e più il pesce si attiva. Speriamo in modo che sia anche più regolare tutto il campo di gara, che venga fuori una bella gara. Questo sarà sicuramente più difficile, perché si prepareranno tutti molto meglio rispetto alla prima gara, quindi saranno tutti più pronti, sarà più difficile. Questo per quanto riguarda Falvaterra o anche Ceprano, secondo te? Secondo me sarà così su entrambi i campi gara, perché tutti adesso memori della prima gara si prepareranno al meglio, quindi la seconda gara sarà ancora più difficile. E invece torno da Nicola, perché Franci ci chiede: come hai fatto a fare l'assoluto alla Bolognese? Ci sveli qualcosa? Effettivamente,
parlaci della, adesso ci devi raccontare la pasturazione, come l'hai fatta iniziale, come l'hai fatta durante la gara, e fra l'altro penso che sia anche una pesca abbastanza difficile, perché mi hai parlato di 10-12 grammi con l'acqua che va insomma parecchio, quindi immagino che si appoggi anche il filo in acqua, te lo porta via, ti modifica. Certo. Non penso sia proprio così semplice. Diciamo che praticamente la gara è stata impostata principalmente un po' di pastura, abbiamo fatto circa 2 kg di pastura con circa 2 kg di terra, perché l'acqua andava abbastanza forte. Abbiamo fatto un fondo iniziale solo con la pastura, poche palle di bigattini a 13 metri. Invece all'altra parte, pescando con la bolognese, ho pescato soltanto con i bigattini incollato, non pastura. E diciamo che ho cercato di fare solo questo tipo di pesca, perché ci sono parecchi pesce gatti, cioè la carpa diciamo che mangia tanto con il bigattino, e ho cercato di fare questo tipo di impostazione. Poi, bigattino anche all'amo? Sì, bigattino anche all'amo, ho pescato esclusivamente solo a bigattino, che con il vermo purtroppo io non leggo tantissimo con il vermo, anche se i miei amici ci pescano e cavano delle carpi, e a me non è che mi piace tanto pescare con il vermo, però ho più fiducia al bigattino. Poi, il mitico Franco Galliani diceva che l'esca migliore è la tua convinzione. Grande Franco, davo ogni 10 minuti una pallina di bigattino incollato, sempre diciamo 10 metri prima dove io andavo a pescare, cercando proprio di avere una mia convinzione. Cercavo di tirarmi il pesce sempre fuori dalle piante, perché lì c'erano sempre piano piano ho cercato di accorciarmi sempre, però purtroppo non era così, perché se non riusciva ad attaccarti alle piante non riusciva a vedere una mangiata, purtroppo stavano tutto intanate, e cercavo di strappare una alla volta. Così, lo sai, Nicola, mi è venuta in mente una domanda, per me che non ho mai visitato il campo gara, quindi è una domanda da neofita, ma pescando così robusto e essendoci tutti quegli ostacoli, non c'è il rischio di attaccare dentro, e quando peschi robusto che poi attacchi è un po' un cinema da dover venirne fuori? Lo so, ma purtroppo è così, perché se prendi una carpa grossa hai a 2 metri delle piante, e purtroppo la devi cercare di fare il tiro alla fune, devi fare comunque, devi cercare solo di chiudi tutto e strappi, se no o vanno è come Ceprano, sappiamo Ceprano com'è, dove ci sono quelle piante, se prendi subito devi cercare di non farle andare nelle piante, se no sei fritto. Solo che Ceprano è un tipo di pesca molto leggero, un amo sottile, filo dell'8, del 7, lì invece riusciamo a pescare anche con un filo più sostenuto. Io ho pescato con il 20, perché sapevo che se agganciavo delle carpe potevo tirare fuori, e l'acqua andava fortissimo, non posso andare a disturbare sia a destra che a sinistra, e devo cercare di avere un comportamento, non è che il campo di gara è tutto mio, abbiamo quei 10 metri, la corrente va da 10 a 15 grammi, una carpa da 1,5 kg fa da padrone, se non la vai a contrastare. Ho dovuto mettere delle bolognesi adatte proprio per quel fiume. Che misura le bolognesi? Solo 7 metri. Ho usato un invincibile da 7 metri che tiro fuori anche il pesce da 3 kg così a volo. Perciò anche perché immagino che 7 metri sia una lunghezza sufficiente per riuscire, se vai più corto rischi di non gestire la lenza. Infatti, perché avevo anche da 8 metri, però 8 metri diciamo era un pochettino più debole. Ho montato 5 canne proprio tutte toste per fare quel tipo di pesca. Mi sono proprio preparato esclusivamente, ma poi diciamo che tatticamente abbiamo cercato di prepararci la persona che andava a monte, che ero io, pescare a bolognese. In base alle nostre caratteristiche abbiamo cercato di fare questa gara, come a volte si capita che ci ha dato ragione. No, anche perché, allora, se tu sconfini
sappiamo che la regola adesso permette di sconfinare a patto che tu non agganci la lenza all'avversario, però dei pesci in quella corrente lì, che immagino che siano pesci sani, forti, se certo, ti parte certo. veramente di traverso, c'è caso che non fa un picchetto, ne fa 4 o 5, ne fa 7, se non gli giri la testa. Io ho chiuso tutto e tiravo da forza, sono solo così, la puoi tirare con 20-22 al mulinello e i pesci venivano da soli. Poi se lo spezzi, la spezzi, però a quel punto lì la regola è quella: cioè tu dici la spezzo nel venire a riva o la lascio nelle piante, tanto vale che rischio di spezzarla venendo a riva. Infatti, perché poi non è che il filo fa la differenza su quel campo di gara, non è così. All'altra parte a pescare a 30 metri bisogna solo tirarli e questo è il problema. Torno da Vito, qua mi chiedono se hai usato i bigattoni. Ma visto il soggetto che lo chiede no, non li ho usati. Qua qualcuno ha mosso la ciglia a sinistra, l'ho vista Esatto, qua c'è come si chiama quella scienza che studia chi dice le bugie o la mimica facciale? Vito. Ah, non lo so. Vito, fai segno con la testa. Hai usato i bigattoni? No. Com'è? Assolutamente no, mai nel mai. Vito è nata con Lodi. Ok, quindi stiamo scoprendo che ha usato anche i bigattoni. Lì non ti ho chiesto, Vito, ma hai detto i terminali, hai detto che mangiavano anche 12-14, quindi anche abbastanza sostenuti. Elastici, lenze, come le hai fatte? Cioè le hai fatte classiche, tre pallini il bulk, le hai fatte scalate? Sì, come le hai preparate? No, lenze molto molto semplici, un bulk è 4-5 pallini nel tutto in una trentina di centimetri. Lenze semplici, lenza madre 14, come elastico ho usato un 2-1 cavo. Avevo anche delle punte montate con un elastico più sottile, appunto con delle lenze un po' più leggere, un po' più aperte per andare a fare un po' di ricerca. Non sono servite, per fortuna, però ecco, ci vogliono anche quelle, perché se sei nel mezzo, sei in difficoltà, c'è da andare a prendere anche un cavedano, un pesce gatto, qualsiasi cosa, perché visto ci sono pesi anche inferiori ai 2 kg per piazzarsi nei 3, quindi va bene qualsiasi cosa quando sei lì nel mezzo. Anche un cavedanello da 2 etti può fare la differenza, ecco. Allora, facciamo adesso un giro, visto che comunque stiamo parlando di 3 campi gara diversi, perché poi Maurizio ha pescato sempre nel trofeo di Serie A6, ma in un altro campo gara. Torno e parto da Maurizio. Siamo rimasti da soli. Allora, facciamo come si parla. Facciamo come vogliamo noi. Vito, ha usato il bigatto? Sì. Hai usato gli orsetti, Vito? Che non mi hai detto niente. Zitto. Ero sparito. Zitto, è tornato Luca, zitto. Chissà cosa avete detto durante la mia assenza. Niente. Dopo mettiti la replica. No, ho perso il segnale anch'io. Vabbè. Allora, torno da Maurizio. Maurizio, cosa secondo te, tu eri a Ceprano, cosa secondo te fa la differenza lì a Ceprano? Parto da te. Allora, innanzitutto una buona mano te la dà il picchetto. Nel primo settore dove ero io ci sono i numeri centrali, sono duri, sono veramente duri, sono duri. Uscire fuori con un risultato lì veramente è dura. Poi ti devi preparare. Ti devi preparare bene, ti devi preparare tutto. Questo è il mio punto di vista. Ti devi preparare tutto e devi fare una scelta di quello che poi devi usare. Devi capire se il campo gara predilige in quel momento, in quella settimana, una pescata a caster oppure a bigatto. Ecco, come ti ripeto, quest'anno con l'utilizzo dei vermi è stata una svolta, perché specialmente nella parte alta, ma sono sicuro che funzionerà anche nella parte bassa,
Terre e Berni ha fatto la differenza. Si è pescato molto, tanto. Lenze leggere, solite corone in 40-50 centimetri, pallini piccoli, ami piccoli. Oddio, se peschi col verme devi mettere un ametto un pochettino più sostenuto. Un po' più sostenuto, però la pesca è quella, ecco. Una curiosità, lì la pesca impiccato, quelle pesche che si fanno molto aperte, si fanno anche lì oppure non guarda, rendono? Ti posso dire una cosa, io sinceramente tutta questa differenza non ce l'ho vista. Per me non ho visto tante persone che ci hanno provato, per l'amor di Dio, però non ho visto una grande differenza con quella pesca, diciamo, dell'impiccato. Come per un periodo un vertice è stata devastante. No, non ho visto una grande differenza io. Quindi lì i cavedoni si pescano in maniera classica. In maniera classica, sì. Quindi far viaggiare bene la lenza, farla lavorare in un certo modo, immaginare come se ce ne prese sotto l'acqua, tutte le sollecitazioni possibili per ingannare un bel cavedano. Che sappiamo. Costante, fionda sempre in mano. Io la fionda la lascio solo quando devo prendere il guadino. Sempre in mano la fionda, costante nella pasturazione. Che sappiamo, i cavedani sanno leggere e scrivere. Sì, quei cavedani o li prendi a Palermo, o li prendi ad Aosta, sono i cavedani. Quindi vanno pescati come loro vogliono. Io questo è il mio pensiero. Invece Vito, tu cosa mi dici di Falvaterra? Qual è... Cosa potrebbe fare la differenza? Sì, un piccolo segreto, cioè io domani mattina vado a Falvaterra e dimmi, Luca, stai attento a... No, vengo anch'io, ti dico, intanto. Poi... No, vabbè, a parte che ci sono dei picchetti sicuramente più vantaggiosi, ma questo vale per tutti i campi gara di tutta Italia, anche nei laghetti e così, ci sono dei picchetti migliori, quindi il fattore C c'è sempre. Però, ecco, stare molto attenti alla lettura dei segnali che ci manda il campo gara per capire se è meglio proseguire con pastura, bigattini, piuttosto che vermi, quale innesco è meglio usare, più o meno appoggiato. Però io ho sempre optato per la semplicità, certo, non prepararmi 2000 lenze, 2000 pesche diverse, ma puntare su una pescata semplice, credere in quello che sto facendo. Anche decido di pescare a mais, credo in quella pescata, perché se la fai perché te l'ha detta qualcuno, ma tu non ci credi, i pesci non li prendi. Quindi devi fare cose semplici che abbiano un nesso logico, la pasturazione, con il tipo di appoggio, con il tipo di innesco che utilizzi, e portarlo avanti per tutta la gara senza stare a stravolgere sempre la pescata, non fare troppi tipi diversi di pesca. E poi la pesca per me è uno sport, e nello sport quello che fa la differenza è sempre, sempre la motivazione. Quindi io lì ho una motivazione particolare per me in quel campo di gara, e quindi forse è questo che fa la differenza, che ti devo dire. Ma Maurizio, intanto prima di farti una domanda che ci hanno fatto su Ceprano, a me mi sembra che Vito, io avendo a che fare, cioè lui è un big, perché i big funzionano così. Non ti dicono le cose, ma non perché non te le vogliono dire, ma perché effettivamente funziona così. Lui ti dice la pescata la devi leggere, ma perché effettivamente è vero, la pescata il pescatore bravo la legge durante l'evoluzione della pescata stessa. Sei d'accordo, Maurizio? D'accordissimo. Sono d'accordissimo. Abbiamo fatto un bel complimento, Vito, adesso ci... Grazie. Una volta che ci vediamo. e già domenica mi chiedono se è efficace... devo offrire parecchio. Invece mi chiedono se a Ceprano è efficace la canapa. La diamo tutti la canapa, tutti la diamo. Il pesce non è che se dai la canapa non li prendi. I cavedani, tutti i pesci la mangiano la canapa, fa rumore. Quindi, la canapa la danno tutti, la diamo tutti la canapa. Quindi canapa sì. Torno dai ragazzi dei pescatori normanni, chiedono gli ami che ha usato Nicola, e adesso torno a un'altra domanda
dove erano? Degli ami avevano chiesto, sì. Ah, è la pastura. Ami e pastura. Che pastura avete usato e che ami avete usato? Vabbè, gli ami ce l'ha ben nascosto, Nico. Ce l'ha ben nascosto, ma glieli rubo, non è un problema. No, è un buon amo, Eccolo lì. ma Sì. da gancio. Katana Carp 14. È tosto, vero tosto. E poi quella che ci sta dando soddisfazione come pasture è la carpa Deluxe, questa nuova linea della Maver, che devo dire, mo, al di là del marchio, è un buon Nel prodotto. fiume è una buona grana, molto Un dura. mix di terra, è una Grossa. macina pure abbastanza grossa, va bene, va bene, Bene. va bene. Un po' di carpic, ottimo, semplice. Gaetano, faccio anche a voi la stessa domanda che ho fatto a Maurizio e Vitto. Cosa fa la differenza nel Volturno? Stai attento, Luca, caro Luca, se vieni nel Volturno stai attento a... Ma io credo che Al picchetto. Luca ha fatto una buona fotografia di quello che è il fiume in generale, perché poi, ecco, conta un attimino il picchetto, conta leggere la pescata in quel momento, perché la situazione nostra, siamo partiti da 3 grammi e mezzo per dirti, fino a un 15, quasi 20 grammi giù. Quindi poi ti lascio immaginare come devi evolverti con la pastura, con l'incollaggio e quant'altro. Però devi fondamentalmente poi leggere se ci vuole accompagno, se devi bloccare. Cioè, il fiume l'ha spiegato benissimo Vito, quindi è da frequentarlo e da vedere quella mattina cosa il pesce cosa dice. Cosa Se ti vuole? vuole essere favorevole e ti vuole essere amico, va bene, altrimenti smonta e vai a casa. E ci vuole quel famoso senso dell'acqua di cui tutti parlano e che pochi pescatori hanno, e saper leggere in qualsiasi momento. La corrente è importantissima. Determinante. Cosa sta Magari succedendo? ce n'hai 10 di grammi sotto, ma ce n'hai 20 di corrente sotto. Cioè, Il fiume è così. è così. È bello pure per questo. Bene, allora andiamo. Abbiamo superato la nostra ora canonica, quindi andiamo ai ringraziamenti. Partiamo dall'alto stavolta, pescatori normanni. Allora, Gaetano Turco, presidente della società, vi saluto tutti i partecipanti e tutti gli amici che ci stanno seguendo e ai nostri, diciamo, compagni della società che ci onorano sempre della loro presenza sul campo gara, dandoci una mano e Perché quant'altro. la sponda è importantissima, la sponda, dietro La le case. sponda è fondamentale. E secondo me, e io La spunta come secondo, non quella di Ceprano, sinceramente non la preferisco. no, No, io c'ha ragione Maurizio. faremo una trasmissione sulla sponda che secondo me deve essere anche un po' psicologo, capire quando deve spingere, quando deve tirare. Capire cosa ti deve dire. Mestiere difficilissimo la sponda, però poi ci. Molto complicato, molto complicato. Madonna. Un giorno ci arriveremo. Maurizio, saluti, ringraziamenti. Cosa ci vuoi dire? Un abbraccio a tutti, grazie per la trasmissione di stasera. Grazie Un a te. grandissimo grazie a voi, a Match Fishing, a voi tutti, ad Alessandro, a Luca. Un in grande in bocca al lupo a tutti i concorrenti di tutti i campionati. Grazie. Vito, tocca a te. Sei. Io mi associo a quello che dice il mio presidente, quello che dice il mio presidente è legge. Un saluto a tutti, speriamo di essere sempre all'altezza nelle prossime gare, perché gli avversari sono di un livello veramente altissimo, e questo va riconosciuto, quindi speriamo bene. Un ringraziamento sicuramente a tutti i componenti della nostra società, che non è una società, ma per me è una famiglia, non come una famiglia, è una famiglia. Quindi li ringrazio tutti per i messaggi, l'appoggio ricevuto, i complimenti, ma perché ci sono sempre anche quando le cose vanno male. E capita anche questo, purtroppo. E poi Vito, gli avversari non dormono, quindi se tu stai fermo ti passano davanti perché loro nel frattempo Bravo. migliorano.
Ma io non ho scusate, mi posso, le emozioni mi sono fatto prendere da, volevo, no, a parte, prima di chiudere volevo ringraziare logicamente la Match Fishing che ci ha dato questa opportunità, l'azienda Maver che ci supporta e sopporta soprattutto a Matteo, a Sebastiano e quant'altro, dai, va bene, e il negoziante che sta qua, il mitico Nicolò Canzolini. Va bene, saluto tutti, vi ringrazio. Alla prossima. Grazie mille, buona serata a tutti. Ciao, buona serata, Luca. Ciao. 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 Ciao.